Ciao a tutti, torno a parlare della collezione fotografica di Cesar, o Cesar, quel fotografo siriano che avrebbe documentato tutti i crimini commessi da Assad, dal governo siriano, nel trattamento dei prigionieri. Ne ho già parlato, ma siccome l'argomento di tanto in tanto ritorna nei nostri canali informativi occidentali, voglio fare un breve video in cui cercherò più concisamente possibile di spiegare perché io credo che questa sia soltanto una grande montatura mediatica. Il primo punto è l'identità di questa persona, di Cesar, che è tenuta nascosta, si dice, per proteggerlo, perché potrebbe avere dei parenti in Siria che ovviamente se Assad riesce a scoprire chi è questa persona potrebbero passarsela veramente male. Perché io non credo a questa storia? Beh, perché Assad sa benissimo chi è questa persona, se esiste veramente un tale fotografo, perché questo fotografo avrebbe lavorato per la polizia siriana. Sarebbe un fotografo ufficiale della polizia che ha lavorato in due ospedali ben precisi per un periodo ben preciso, scattando foto a cadaveri di cui il governo siriano sicuramente è in grado di stabilire l'identità, per cui è chiaro che se questa persona esistesse veramente, lo avrebbero già trovato. Il motivo, secondo me, per cui non vogliono rivelare l'identità è non vogliono rivelarla a noi, affinché nessuno sia in grado di disputare la veridicità di questo racconto, magari per esempio mostrando che questa persona non ha mai lavorato per la polizia siriana, non si è mai trovata in determinati posti. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda il finanziamento di questo lavoro. Perché il rapporto pubblicato è stato finanziato dal Qatar che ha pagato un'azienda, mi pare di Londra, non vorrei sbagliare, comunque un'azienda occidentale, per stilare questo rapporto. Ora, se io fossi un fotografo siriano che ha visto tutti questi cadaveri, che si è indignato e disgustato per quanto ha visto, io sinceramente quello che farei è pubblicarle su un sito, il prima possibile pubblicare tutte le foto su un sito senza cercare contatti, appoggi dal Qatar o da altri paesi. Il Qatar, si sa, è uno di quei paesi che supporta più l'opposizione armata contro Assad, che vuole vedere Assad caduto. Questo rapporto è stato pubblicato nel 2014, mi pare, comunque era alcuni giorni prima di una serie di negoziati in Svizzera che avrebbero dovuto portare nelle intenzioni a un processo di pace in Siria. E come al solito, poco prima di questi negoziati succede sempre qualcosa per cui tutto salta o comunque vengono resi impossibili. E qui in pratica si voleva far capire che tenere Assad in potere, al potere sarebbe stata una cosa gravissima. E il terzo punto, non meno importante, per cui io credo che questa sia una montatura, è che si parla di 53.000 fotografie che ritraggono, mi pare, 6.000, circa 6.000 cadaveri diversi. E voi quanti ne avete viste di queste foto? Beh, che io sappia, alle mostre che sono state presentate in tutti i documenti, si saranno mostrate sì e no un centinaio di fotografie. Cosa vuol dire questo? Beh, a pensare male, io direi che è molto più facile falsificare 100 foto che non decine di migliaia. In realtà non credo che le
Per falsificare io non intendo un montaggio tipo Photoshop, diciamo. Io credo che questi cadaveri esistano veramente, purtroppo, ma che il modo in cui ci vengono presentati non rappresenti correttamente la loro storia. Perché? Perché la Siria è un paese in guerra. Queste sono foto tratte per lo più in un ospedale o in obitori di ospedali. E ci vengono fatte passare come se il fotografo avesse voluto dimostrare ai suoi superiori che le uccisioni e le torture fossero veramente avvenute secondo i loro ordini. La realtà, secondo me, è molto più semplice e più disarmante per quelli che vogliono invece produrre prove contro Assad. E che, come dice anche Human Rights Watch, che secondo me non è un'organizzazione attendibile, però comunque a riguardo di questo rapporto ha detto che ha visionato tutte le foto e molte di queste ritraggono cadaveri di soldati siriani. Significa sì, queste sono foto scattate in obitorio per documentare le morti. Alcuni possono essere stati torturati, alcuni sono morti in guerra, alcuni sono morti a causa di esplosioni, incidenti, e non sappiamo chi sono. Possiamo anche pensare che questi siano siriani che sono stati torturati dai ribelli, che poi quando il governo ha riconquistato certe aree è venuto in possesso di questi cadaveri e li ha fotografati. Ecco, questo è, da delle foto si può capire molto poco. Io vorrei che i giornalisti che citano queste foto, il libro, le mostre, eccetera, si documentassero un po', specialmente su questi quesiti, e facessero un po' di chiarezza, perché secondo me questa è una gran montatura mediatica, non prova assolutamente nulla. Se non quello che secondo me è evidente è che l'identità di questa persona ci è tenuta nascosta non per il motivo dichiarato, perché questo è evidente a tutti che se le cose stanno come dicono loro, sicuramente Assad sa chi è questa persona. Va bene, mi sono dilungato anche troppo e buona giornata a tutti, ciao.